Sto video però inizio così, mentre sistemiamo la spesa. Comunque, vogliamo dire quello che faremo in questo video? Ma sì, dai, diciamoglielo, va. Cioè, questo video esce prima di quello in cui siamo andati in Austria e il motivo per cui siamo andati. Cuciniamo e poi vi spieghiamo tutto, soprattutto quello che andremo a fare in questo video, cioè domani mattina alle 5. Ah giusto, non ho ancora detto che siamo andati da Arnold Schwarzenegger. Vi spiegherò tutto dopo cena, ma sappiate che da oggi cambiano parecchie cose. Comunque, se mi seguite su Instagram l'avete già visto, siamo andati a Tal, dove è nato e cresciuto Arnold Schwarzenegger, ma ci ho fatto un video dedicato sul primo canale che è uscito da qualche giorno. Però ci è venuta una voglia. Faremo l'allenamento più famoso di Arnold, la Golden Six Routine, che è la routine che lui faceva quando ha iniziato bodybuilding. Ed erano 20 serie a cedimento di squat, 20 serie di distensioni panca con manubri, 20 serie di lento dietro con manubri, 20 serie di trazioni, 20 serie di Carlo col bilanciere e 20 serie di addominali, tutto a cedimento. Non è una scheda completa, ma questo qui era l'allenamento che faceva Arnold quando ha iniziato. Quindi noi domani mattina alle 5 andiamo a fare per la prima volta, perché poi la continueremo forse, ora vediamo, okay, la Golden Six Routine. Abbiamo fatto una piccolissima variante, è tosta lo stesso, rischiamo le fasse male, ma lo scopriremo domani mattina alle 5. Com'è? Sono lo chef, quindi guarda qua che roba. Sì chef, pancake morbidissimo. Comunque grazie per averlo fatto anche a me. Io ovviamente sto facendo un ordine su bulk. Dobbiamo prendere il multivitaminico, l'omega 3. Prendi anche la creatina. Perché la creatina? Perché è un integratore fantastico. Io non ho mai preso la creatina in vita mia. E allora è arrivato il momento di prenderla. Vabbè, ci penso. Pensaci. 300 ml di latte senza lattosio più 3 uova strapazzate. Non mangiavo le uova a colazione da veramente tipo 6 anni. Sono tanti 6 anni. Sono più di 2, ma meno di 7. Oggi mi serve un'energia, ci dobbiamo spaccare. Comunque non c'entra niente con questo video, ma volevo annunciarvi che farò un celebrity game, una partita di beneficenza di basket a Forlì. Quindi se siete in Emilia Romagna o nei pressi di Forlì, venerdì 23 giugno farò a Forlì alle 19 di sera la partita di beneficenza. E vi faccio un piccolo spoiler: tutte le divise di tutti gli influencer, di creator e giocatori di basket sono firmate Okami. Cioè tutte le divise le ho fatte io insieme a Okami Clothing, ma probabilmente lo vedrete in un video qui sul Okami Vlog o se venite il 23 a Forlì. Ovviamente è gratuito, è di beneficenza. E visto che siamo in vena di annunci, devo dirvi due cose importanti, anzi tre, facciamo tre. La prima è che oggi ci alleneremo qui io, Alessandro ed Emily. La seconda è che ho iniziato i lavori e i preventivi, ve lo spoilerò, tanto questo canale serve anche a questo, Giovanni Foist Vlogs serve anche agli spoiler. Venderemo tutta la parte di palestra e qui tutta questa parte l'ho ordinata, vi farò vedere anche i lavori perché andremo alla fabbrica dove costruiranno i rack, le panche, i bilancieri, tutto quanto. E dopodiché ho fatto il preventivo per allestire tutta questa parte e per fare gli uffici. Ora, One Piece, pranzo, ci vediamo tra poco. Comunque noi abbiamo rivisto la Golden Six Routine aumentando gli esercizi, rendendolo molto più completo, diminuendo le serie. Primo esercizio, 10 serie di squat, non è a cedimento. Diciamo le prime 5 teniamo un RPE 7, poi facciamo le ultime 5 RPE 8 e le ultime 2 RPE 9. 70 kg, prima serie. Vai ragazzi! Vediamo tra 10 serie. Meno che non moriamo prima. Comunque, per darvi un'idea di quello che stiamo facendo, ogni volta che i battiti scendono sotto i 105, ripartiamo. Giusto per recuperare un minimo ogni serie. Mancano due. Tu ci pensi che è il primo di 10 esercizi? E siamo già praticamente bagnati. Quanti cibi di cazzaci? È l'ultima, eh? È l'ultima, eh? È la prima. Facile. Quante ne hai ancora? Secondo esercizio era stacco, ma visto che abbiamo appena fatto gambe, alterniamo, facciamo petto, perché Arnold aveva una fissa, le tette. Quindi abbiamo 25 e 25, 10 serie. Siamo all'inizio. È vero, cioè sono passati 45 minuti, noi siamo qui a luna di notte. E ora, posso dire che io sto sentendo molto di più il petto che le gambe? Stiamo volendo, mancano due serie. Comunque è troppo tosta. Siamo a due esercizi e siamo già a un'ora. Amore, riprendimi, perché qui mi spacco. È così che si migliora. Tutte e due. Vai. Solo. Ci sono, eh? Ci sono. Tengo, eh? Hop, hop.
altre due. Oh. Ah! Ultima. Oh. Acqua. Bello. Vieni, andiamo. Lento dietro lo considero uno degli esercizi più particolari da fare. Cioè, possiamo dire che vecchia scuola a me non piace. L'ho studiato e so quanto può far male a una persona. Quindi ho messo 10-10, che è anche super. È già, esatto. Ma mettiamo tanto che faremo meno rep e accorciamo il tempo di recupero. Ci sta. Quindi facciamo lento dietro. Abbiamo abbassato a 30 kg invece di 40 perché fa male il collo. Cioè, non sono abituato già agli esercizi di bodybuilding io facendo powerlifting. Sono tanti anni che non li faccio. Questo in particolare lo sento tanto. Ultima serie. Last one. Così. Perfetto. Oddio. Vai. Ottimo. Che cosa sto facendo? Aiuto! Che mi sono spaventato. È rimasto a metà, non capivo cosa dovevo fare. Ora, azioni. Oddio, che male! Allora, le trazioni, posso dire una cosa? Mi fanno più male di qualsiasi altro esercizio, ma io ho fatto 9 serie da 7 serie ripetizioni. Poi manca la decima, che vado a sfinimento, cerco di arrivare a 10. Comunque, 1 ora e 57, 900 calorie attive. Più forte, membri. Vai! Ancora una roccia sulle trazioni sto ragazzo, E peso pure 91 kg. Dai! Dai, amo! Allora, fino adesso abbiamo fatto la scheda di Arnold, la Golden Six. Lui concludeva con bicipiti e addome. Noi la prima giunta che abbiamo fatto è la spalla davanti. Cioè, allenare bene la spalla, anche perché è un muscolo che va martellato. In un workout del genere lo volevo. Quindi, qual è l'unico esercizio per le spalle completo di cui tutti quanti i palestrati conoscono il nome? Ma si chiama forse Arnold Press? Secondo me tutte queste cose le sappiamo grazie agli allenamenti di Arnold di 50 anni fa. E la Arnold Press è uno degli esercizi che lui si è inventato e disse: io qui gli do il mio nome. Perché si fa l'Arnold Press? Per allenare tutta la spalla completa. Io non vorrei essere il mio editor che in questo momento sta editando 3 ore di workout pieno. Mi sento in colpa. Allora, adesso ha la bellezza di 2 ore e 30 e 1150 calorie. Ci siamo accorti che tutto quello che abbiamo mangiato oggi comincia a non servire più di tanto. Comincia a andar via la forza, ma prima di tutto il cervello. Anche Emily, che si è allenata stamattina, pigne duro. Comunque questa è una ragazza normale. Lei è l'esempio dell'americana in Italia. Sei l'esempio di quello che una persona può fare, perché c'hai veramente delle palle quadrate. Cioè, tu hai mai conosciuto una con le palle più quadrate di lei? Ora non piange, però. Ecco, lei appena gli fai un complimento piange. Vai, ultima serie. And press! Si fanno vedere. Addio, che ha visto. Cazzo, si è pesa, fra, aiuta. Non pesa. No, ho preso un botto, fra. Vai. Ancora. Vai. Non ce la faccio. Questo invece fa parte della sessione di workout di Arnold. Carl, bilanciere con schiena a muro. Una delle cose che devo più fare al mondo. Si è fatta quasi notte fuori. Volevo far notare una cosa. Noi siamo per la TV Verite. Non ho mai mentito in un video e non inizio oggi. Siamo a 2.46, sono 9.17. Cominciano a starci più. Il pump è terminato. Il cervello non c'è. Siamo a 3 serie qua, arriviamo a 5 di tricipiti. Non facciamo lo stacco. E l'addome facciamo perché fa parte della top 6 routine. Quindi in breve abbiamo aggiunto 2 esercizi ad Arnold. E togliamo qualche serie. Cioè, invece di farne 10, adesso ne facciamo 5. Che poi diventa una sfida, no? È una sfida inutile contro me stesso, come sempre è stato. Andiamo a letto alle 2. Prete. Sta arrivando il buio, raga. Guarda fuori. Guarda che bei colori anche. The Mecca, bro. The future Mecca. Allora, Emily c'è roba di manubri, da dove non vogliamo fare avanti via per fare la French press. Arnold non allenava i tricipiti. All'inizio non faceva proprio i tricipiti, ed essendo comunque un muscolo che è importante da allenare perché è difficile da far crescere, facciamo tricipiti con i dips. I dips, da chi ne sa, vi dico, è tanto petto e tanto tricipite. Ma c'è un piccolo metodo in cui possiamo isolare un po' di più il tricipite. È un po' più da esperti, perché devi conoscere il tuo corpo al 100%, però si può. È dura, Però non si molla. Arnold non avrebbe mollato.
Perché deve farlo Giovanni Fois? No ragazzi, cioè io sui dips sono sempre stato un drago, ne ho fatti tipo 8 e sono morto. Beh ragazzi, senza troppe paure, iniziamo con la bomba, dai. Gli 20 grammi, via. Dai, dai, c'è la sicura, dai. Posso dire una cosa però? Quando facevo il ballerino, poi alle vista, se vogliamo dirla tutta, la donna faceva tutto il giorno. Ragazzi, ci sono delle foto di quando facevo il ballerino. Se tipo un po' mi vergogno, ma allo stesso tempo i soldi che ho fatto facendo il ballerino mi hanno permesso di aprire il canale. La prima foto non l'ho fatta la volta. Dicevo, qualcuno al posto mio si vergognerebbe tanto, non l'avrebbe mai detto su YouTube. Cioè tipo, un paragone. Silvestre Stallone ha iniziato la sua carriera facendo un film per adulti. Io ho iniziato a fare esperienza di stampa. Arnold, non ci crediamo a traccia di questo canale. Comunque, avete appena visto il primo allenamento nella Mecca milanese del bodybuilding. E non credo che ce lo dimenticheremo. Non ce lo dimenticheremo mai. Sono esattamente 1400 calorie attive con 3 ore e 10 di workout. E concludiamo con 100 grammi di riso e circa 3 uova e mezzo con 250 grammi d'albume. E come tutti i miei video mi sono dimenticato a fare la chiusura. Siamo al giorno dopo, 21 di sera. 2 di workout, non mollo. Anche oggi io mi sono fatto la Golden Six Routine di Arnold, sempre un pochino rivista, facendo quello che non avevamo fatto ieri, quindi stacco, ho fatto la panca piana, ho fatto le trazioni strette invece che larghe, ho fatto la military press invece che lento dietro, cioè ho fatto, insomma, mi sto allenando. Io ve lo dico, sono motivato e ridivento quello che ero nel 2018. Nel 2018-2019 mi avete conosciuto come probabilmente uno degli atleti più completi d'Italia, non ero sicuramente il più forte in niente, ma io ero veramente un atleta 360. Ho gareggiato bodybuilding, ho gareggiato powerlifting, ho gareggiato calisthenics, ho gareggiato crossfit, ho gareggiato weightlifting, tutte ero veramente tra i più forti e vincevo. Abbiamo appena iniziato a riallenarci, io vi dico che prima che torneremo a Los Angeles diventerò veramente 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 tanto forte. Shakerino di proteine isolate post workout, anzi non so se l'ho già detto, ma siamo molto fieri in bulk perché su Men's Health le Pure Whey isolate di bulk hanno vinto il premio come migliori proteine. Questo qua è un grandissimo traguardo per bulk, ma anche un grande traguardo per me che sono il team leader Italia. Abbiamo vinto un premio e su altri prodotti abbiamo vinto la seconda o terza posizione, che sono robe importanti, cioè sono cose che non posso dire tutti gli altri brand competitor. Quindi quando dico scegliete bulk vi dico scegliete il meglio, e in più col codice FOISFOOD poi avete sempre, anche ora, lo sconto massimo sul sito. Più di quello non potete avere. FOISFOOD, primo link in descrizione. Domani sul canale principale metterò il video dove siamo andati nella città natale di Arnold, non perdetevelo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Giovanni FOISDOGS e noi ci vediamo al prossimo allenamento, e perché no, potrei organizzarlo con i follower. Ciao ragazzi.